Della Dickinson ci pare di conoscere tutto, tutto perché nelle 1775 poesie ritrovate dalla sorella Lavinia una settimana dopo la morte di Emily, avvenuta il 15 maggio 1885, quando aveva 55 anni, nelle sue poesie, dicevo, c'è il suo mondo, quel mondo che gli occhi della sua anima vedono, quel mondo che accolgono, quel mondo che anche intuiscono oltre il velo di quello che chiamiamo reale. Ci sembra di conoscere tutto perché la sua vita fu una vita priva di quelli che non consideriamo avvenimenti. È vissuta infatti quasi senza interruzione ad Amherst, una tranquilla cittadina americana di metà 800, senza quasi mai uscire di casa, cuocendo il pane, suonando il pianoforte, occupandosi del giardino e della serra, prendendosi cura della madre malata e dopo la morte del padre vestendosi solo e soltanto di bianco. La sua vita può essere descritta semplicemente così. Una vita povera di eventi, quindi sembrerebbe. Eppure l'esterno dall'interno trae la grandezza, l'interno tinge l'esterno. Appare una vita limitata, rinchiusa, ci ricorda che non ci sono prigionieri dove la libertà, lei stessa, abita in te. Eppure rimane vero che vita, morte e giganti, e per me la Dickinson è un gigante, cose così restano mute. È vero, la vita, la morte, i giganti non si lasciano racchiudere interamente dalle parole. È vero che vanno oltre le parole. Ma è anche vero che la vita e la morte hanno un loro lessico muto che i poeti conoscono bene. La speranza, per esempio. La speranza è una creatura alata che si annida nell'anima e canta melodie senza parole, senza smettere mai. E la senti dolcissima nel vento. E ben aspra deve essere la tempesta che valga a spaventare il tenue uccello che tanti riscaldò. Nella landa più gelida l'ho udita, su più remoti mari, ma nemmeno all'estremo del bisogno ha voluto una briciola da me. Conoscono le parole per dire il dolore. Passa, credimi, il tempo, lo dico Gaia a quelli che ora soffrono. Essi sopravviveranno. Oh sì, c'è un sole, anche se ora non vogliono credervi. E conoscono anche le parole per dire il bisogno infinito di continuare a sognare l'estate anche quando è inverno. Per fare un prato occorrono un trifoglio e un'ape e il sogno. Il sogno può bastare se le api sono poche. Mi sembra che essere limitati, essere confinati, rinchiusi anche, può essere la fine del mondo. Ma può anche essere la nascita di qualcosa di nuovo e di diverso. La nascita di qualcosa che addirittura prima non aveva voce. E non solo per noi, ma anche per molti altri. Non solo nel presente, ma anche nel futuro. È questa la mia lettera al mondo, scrive ancora Emily in una delle sue poesie. Il suo messaggio è consegnato a mani per me invisibili. La lettera al mondo di Emily è consegnata ancora al futuro dalle mani invisibili degli uomini, forse proprio perché è limitata e confinata entro una scrittura e un libro. Mi auguro e vi auguro che questi giorni, limitati e rinchiusi, possano consegnare al futuro anche noi. Vorrei che per tutti questi giorni fossero parole che diventano libro e così non muoiono mai.